Siamo con Mister Piccioni, la sua squadra ha offerto una buona prestazione, soprattutto nella prima frazione di gioco. Purtroppo non siete riusciti a capitalizzare alcune occasioni importanti, soprattutto nel primo tempo. Ma io sono orgogliosissimo della mia squadra, non mi faccio condizionare il risultato e come ero deluso domenica ho fatto i complimenti oggi alla squadra perché hanno fatto il possibile per vincere questa partita. Io non, ripeto, guardo la mia squadra e dico che oggi ci andava stretto addirittura il pareggio e il calcio è questo, addirittura l'abbiamo persa. Hanno sfruttato due errori nostri individuali, primo gol clamoroso, dopo 10 minuti abbiamo fatto l'ingenuità, l'abbiamo fatto calciare dopo... tra due difensori centrali e poi lo sbarrione del secondo gol. Ma ripeto, l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto tantissimo. Il calcio è questo. Se continuiamo con l'atteggiamento di oggi, sono convinto che alla lunga i risultati vengono. Quello che mi è dispiaciuto è la partita di domenica scorsa. Oggi, ripeto, usciamo a testa non alta, altissima. Io, se c'era una squadra che doveva vincere, ripeto, era la mia. E quindi andiamo avanti consapevoli che questo è l'atteggiamento giusto. E più di lavorare non possiamo. Allora, siamo con Mister Cristofari. Come ho detto fuori onda, non era per niente facile venire a giocare qua, però la sua squadra l'ha fatto e l'ha fatto molto bene. Sì, sapevamo, insomma, tutta la settimana abbiamo detto che sarebbe stata una partita difficile, fatta piena di seconde palle, di guerra, di battaglia, soprattutto perché il Pondemolano veniva da una sconfitta brutta in quel di Cupello e sicuramente volevano riscattarsi sul proprio campo, che ogni anno, insomma, è un campo dove loro costruiscono la loro salvezza. Quindi avevo preparato la squadra a fare una partita sporca, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla, dopodiché abbiamo sofferto tanto, c'è stato il ritorno del Pondemolano, hanno avuto delle occasioni importanti, anche noi abbiamo avuto alcune occasioni per poterla chiuderla. E poi nel secondo tempo anche lì loro sono ripartiti più forti di noi, hanno preso un palo, poi siamo stati bravi a tenere duro, a prendere il raddoppio, poi c'è stata l'espulsione loro, poi la partita è scemata, quindi prendiamo 3 punti d'oro, faccio i complimenti al Pondemolano che nonostante il risultato, insomma, ha visto una squadra viva e sicuramente qua sarà difficile per tante squadre venire a fare punti.